Frazioni complementari, facile facile. Cosa significa complementare? Complementare significa che completa. Di conseguenza, se frazionare vuol dire prendere un intero e dividerlo in parti uguali e prendere un certo numero di parti, come in questo caso in cui abbiamo preso i 2/6 del nostro intero, la parte complementare sarà formata da 1, 2, 3, 4 parti del nostro intero, quindi 4/6. Quindi la frazione complementare è ciò che va a ricreare, a completare l'intero. Ora vediamo un trucco da applicare quando dobbiamo trovare la frazione complementare di un'altra frazione. Ripartiamo dal caso che abbiamo visto poco fa, cioè 2/6. Ovviamente le frazioni complementari si possono applicare solo nell'ambito delle frazioni proprie. Lasciamo sempre il link in descrizione. Sappiamo che il nostro intero è diviso in 6 parti uguali, quindi anche la frazione complementare avrà al denominatore 6, perché l'intero è sempre stato diviso in 6 parti uguali. Basterà sottrarre al denominatore il numeratore. 6 - 2 = 4. Cosa? Il nuovo numeratore sarà dunque 4, generato dalla sottrazione tra il denominatore e il numeratore della prima frazione. Perché l'intero, trattandosi di frazione propria, è sempre stato diviso in 6 parti, è sempre questo qui, è tutto. Quindi, se sappiamo in quante parti è stato suddiviso l'intero, sappiamo anche quale parte manca per andare a ricrearlo. Altro esempio, sempre con la pizza. Voglio mangiare, voglio prendere i 5/6 di questa pizza. Il mio intero è quindi la pizza, suddivisa in 6 parti, in 6 spicchi. Ne ho prese 5. E questa qui è la parte che non ho preso. Bene, è chiarissimo che è 1/6 la frazione complementare, no? Quindi 5/6 più 1/6 sarà uguale a 1. Ma il nostro trucco ci diceva che bastava fare 6 - 5 per creare il nuovo numeratore. 6 - 5 = 1, 1/6. Di 6, 1. Uno spicchio è il complementare di 6 spicchi. Quindi 1/6 è il complementare di 5/6. Chiarissimo! Ma il nostro trucco ci diceva già che, avendo 6 al denominatore e 5 al numeratore, cioè avendo preso 5 parti ed essendo il nostro intero di 6 parti, bastava fare 6 - 5 = 1 per creare il nuovo numeratore, quindi 1/6, perché il denominatore rimane sempre tale quale. Il nostro intero è sempre stato diviso in 6 parti, 5 ne abbiamo prese e una è la parte che manca, e cioè la frazione complementare. 1/6 di 6, una. Una è la parte che manca per ricreare l'intero. Quando quindi abbiamo una frazione propria, trovare la frazione complementare è sempre facilissimo. Facciamo un altro esempio. Facciamo l'esempio 7/12. Riscriviamo il denominatore, perché il nostro intero sempre da 12 parti è formato, e per trovare il nuovo numeratore, cioè le parti mancanti per ricreare tutto l'intero, cioè la parte complementare, andiamo a fare 12 - 7. 12 - 7 è uguale a 5, quindi 5/12 è la frazione complementare di 7/12. Infatti, minimo comune denominatore 12, 12 diviso 12 = 1, per 7 - 7 più 12 diviso 12 = 1, per 5 - 5.
7 più 5 12, quindi uguale 12 dodicesimi, cioè 1 il nostro intero. Bene, per questo video è tutto. Abbiamo visto che cosa sono le frazioni complementari, come trovare la frazione complementare di un'altra frazione. Vi mando un super cuore e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!